democrazia cosa vi viene in mente? Storia, senza pensare a cose, sì, la prima cosa che vi viene in mente. Quello che studia su una nave. Sì. Le cose, cioè, cose che fanno parte poi di tutta la gente, diciamo. Sì, okay. Una politica. Qualcosa che riguarda tutti, esatto. Però. Sì, esatto. Ok. Quali sono oggi i problemi, secondo voi, della democrazia in Italia? Se ci sono problemi, se le cose invece vanno bene, cosa ne pensate voi? Beh, dipende, cioè, in Italia ci sono tanti problemi. Sì. Ad esempio, come l'economia anche, perché ad esempio ci sono molte persone senza lavoro, quindi diciamo l'economia. Disoccupati. Poi... E rispetto invece proprio alla democrazia, quindi la gestione del potere, cioè secondo voi i cittadini riescono a partecipare oppure no? Allora, a parte le leggi, da una parte, sì. Allora, ci sono alcune persone che li rispettano, altre no, perché per alcuni sono giuste, per altri no, quindi dipende. La metà sì, l'altra metà no, secondo me. Ok. La democrazia secondo voi è partecipazione? Significa partecipare? Sì. Perché alla fine perché i cittadini votano. Non è tipo un politico che decide, ma siamo noi che decidiamo. E adesso le cose stanno andando così, cioè riusciamo veramente a far sentire quello che cui abbiamo bisogno, che vogliamo, oppure non è così? Beh, non tanto. Allora, anche se noi avremmo bisogno di una cosa, ad alcuni non interessa, cioè a volte dicono che fanno di tutto per farla, alla fine poi... È vero, poi non fanno niente. Poi non succede così. Quindi magari la partecipazione è un po' limitata, cioè esatto. Magari sulla carta o a parole, però poi in realtà magari... A parole, diciamo, come si dice, a parole facile, è facile, però è facile. Poi farlo è difficile.